Il Museo degli Argenti in Palazzo Pitti offre l'occasione per scoprire o riscoprire un periodo poco conosciuto della pittura fiorentina, il Seicento, e lo fa con la prima mostra mai dedicata all'artista sensuale e innovatore che di quel secolo fu uno degli esponenti più geniali, Francesco Furini. Il percorso si snoda proprio nelle sale della residenza estiva dei Medici, dove si trovano gli unici affreschi realizzati da Furini su commissione del Granduca Ferdinando II, che raffigurano l'Accademia Platonica di Careggi e l'Allegoria della Morte di Lorenzo il Magnifico. Ed è in questa sede naturale che emergono in un'ombra quasi densa le figure perlacee, lunari di Francesco Furini, nudi di donne dai seni procaci e gambe flessuose, atmosfere erotiche tenuamente colorate tra l'azzurro e il lapislazzulo, soggetti sacri e figure mitologiche che sembrano sculture risvegliate alla vita, sospese tra i velluti dell'allestimento delle sale. Sono in mostra 38 dipinti provenienti da musei internazionali e una ventina di disegni. Si scorge l'influenza di Caravaggio, ma soprattutto lo studio della scultura classica, maturato da Furini nei suoi soggiorni romani, e dello sfumato di Leonardo da Vinci. Al Museo degli Argenti, in Palazzo Pitti, Francesco Furini, Chiara Valentini, C10.